Ciao a tutti, eccomi finalmente con l'estrazione del giveaway. Come sapete, se mi seguite, un mesetto fa ho aperto un giveaway qui sul mio canale per festeggiare i 2000 iscritti, quindi per ringraziarvi della vostra presenza, della vostra iscrizione, delle vostre interazioni con me. E avevo messo delle regole. Che io reputavo semplici, nel senso che ho visto un pochino in giro come funzionano i giveaway, ho visto che le cose più importanti sono appunto l'iscrizione al canale come minimo, visto che si festeggia appunto l'iscrizione, il raggiungimento di in qualche modo di un traguardo per quanto riguarda le iscrizioni sul canale, e ho evitato regole particolari, scomode come condividere il mio video sui vari social, su Facebook, essere iscritti alla mia pagina Facebook, seguirmi su Instagram, condividere il post di Instagram dedicato e taggare altre persone. Insomma, veramente ho stretto proprio all'osso il regolamento. Semplicemente bisognava essere iscritti al mio canale e mettere il like al video dedicato al giveaway, naturalmente avere pubbliche la pagina delle iscrizioni e dei like per poter controllare appunto se eravate iscritti o meno al mio canale, se avete messo il like, e poi bisognava lasciare un commento sotto al video del giveaway più altri 4 commenti. Da quest'estate avevo detto appunto, avevo dato un video di riferimento che era i preferiti di maggio fino appunto all'ultimo video che ho girato l'altro giorno sui prodotti finiti, quindi avevate una buona decina se non di più di video che potevate eventualmente commentare, bisognava lasciare almeno 4 commenti. Ora avete partecipato in tantissimi, io sono contentissima perché appunto eravate 25, io ho dovuto fare una selezione in base al regolamento, questo penso che sia normale, altrimenti io le regole non le mettevo. Ora c'è stato un piccolo problema, tra virgolette, nel senso che allora, io ho escluso a priori chi non aveva messo i commenti, nel senso, se ho detto di scrivere almeno 4 commenti e casomai uno ne ha scritto soltanto uno o ha lasciato soltanto partecipo sotto al giveaway, però non ha mai commentato, casomai sono persone nuove che non conosco, con cui non ho mai interagito, è normale che io devo escludervi, ragazzi, perché altrimenti io le regole che ho messo a fare devo seguirle io per prima, per correttezza. La cosa che ho notato è che purtroppo la maggior parte di voi non ha iscrizione pubblica oppure like pubblici oppure entrambe le cose. Quindi io mi sono basata soprattutto sui commenti e sono andata naturalmente incontro a quelle persone che io conosco ormai da tempo, da anni addirittura, che mi seguono, che commentano sempre, che interagiscono con me da sempre, che conosco. Purtroppo non personalmente, ma che conosco tramite i miei video, tramite l'interazione che ho con loro e appunto con voi. E quindi ho deciso comunque di non fare una super selezione esagerata, di non essere troppo rigida assolutamente, non siamo qui anche perché è un giveaway semplicissimo, sono cioè veramente dei pensierini piccolissimi, non è chissà che, è semplicemente per ringraziarvi e per farvi capire che la cosa più importante per me è interagire. Quindi è per questo che io mi sono basata soprattutto sui commenti e quelle persone che erano super in regola con il regolamento erano tipo 5-6, quindi ho deciso di abbracciare un po' anche le altre persone che non erano super in regolamento, nel senso che casomai avevano iscrizione aperta, potevo vedere che erano iscritti però non c'era il like o viceversa, o che comunque hanno lasciato commenti, o persone comunque che io conosco da tanto tempo. Vi faccio questa piccola premessa perché appunto vi ho avvertito su Instagram qualche giorno fa, prima dell'estrazione, per farvi capire: guardate ragazze, ci sono soltanto in regola poche persone, quindi casomai se riuscite, se potete, mettete pubbliche like e iscrizioni, perché se devo seguire il regolamento devo comunque vedere se siete iscritte. E quindi mi sono basata soprattutto, ripeto, sui commenti, visto che sono praticamente quelli che tra virgolette mi interessano di più. Ripeto, l'interazione, cioè avere sì iscritti, però non è importante avere tantissimi iscritti, nel senso posso avere anche 10.000, 20.000, 50.000 iscritti, però poi i video non me li guarda nessuno, non commenta nessuno, io rimango lì da sola a parlare con una fotocamera e questa cosa non mi piace. Invece ho visto comunque che in generale anche chi mi segue da tempo ha deciso di partecipare, anche soltanto per festeggiare questo mio traguardo. E comunque appunto ho visto tante tante persone
interessate a questo scambio. Allora, io non vi ho dato dei numeri, quindi non faccio con l'estrazione su internet, innanzitutto perché ho il PC fuori uso, internet lasciamo perdere, il cellulare l'ho ricomprato ieri, deve arrivare per risparmiare, per prendere un modello tranquillo che conosco, praticamente ho comprato il telefono uguale a Luigi, così sto sicura, non è uno degli ultimissimi modelli, non mi interessa, però questo problema sempre, così almeno farò anche video con il cellulare Full HD, fai video in Full HD e accannerò questa fotocamera che mi fa disperare sempre con il fuoco, comprata a dicembre, a Natale, autoregalo, pessimo. Allora, io che cosa ho fatto? Ho fatto dei bigliettini con scritti praticamente i nomi, vedete quanti ne sono, alla fine praticamente ho selezionato però. Ho scartato tra virgolette proprio quelle persone che o non avevano l'iscrizione o un commento, zero commenti o si sì, partecipo però poi non si sono più viste. Quindi insomma siete un bel po'. Io ho scritto i vostri nomi sopra questi fogliettini con le mie mani, come vedete, ta 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 ta. E quindi piegherò questi foglietti uno per uno e naturalmente farò e metterò in questa scatolina di Sofia. Uno, e farò l'estrazione proprio davanti a voi. Sarà una cosa forse un pochino lunga, un pochino scomoda, un pochino obsoleta, però insomma a me piace fare le cose così in tranquillità. Ho scritto semplicemente i nomi di tutte quante le partecipanti. Piego appunto i bigliettini davanti a voi di tutte quante e poi mescolerò, mescolerò, mescolerò e andrò a prendere il foglietto. Ok, spieghiamo più volte perché non devo leggere i nomi, così. Okay. Allora, in generale come va? Approfitto per fare una chiacchierata con voi. Scusate se ci sarà qualche taglio, però cioè praticamente non, sto continuamente fuori fuoco. Naturalmente la parte dell'estrazione, anche se fuori fuoco, non la taglio perché deve essere in diretta. In diretta, che poi non è in diretta perché lo vedrete non in questo momento, però nel senso voglio che l'estrazione sia ripresa insomma dall'inizio alla fine. Vi stavo chiedendo come va, a me va molto meglio, sono contenta, ho ripreso a lavorare, mi fa bene al corpo, allo spirito e alla mente, fatto. Ecco. I vostri bigliettini sono tutti qui dentro, spero sia a fuoco, sì, mi pare di sì. Mescoliamo, mescoliamo e vediamo chi sarà la vincitrice. Ok, io non guardo, chiudo gli occhi e vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Rita Calculli, eccola qua. Così è spenta la fotocamera, comunque ve l'avevo fatto vedere. Ecco qua il nome, Rita Calculli, che mi pare sia proprio una nuova iscritta, mi fa tanto tanto piacere. Allora, Rita, privatamente, casomai su Instagram, scrivimi per favore l'indirizzo a cui io devo mandare il premio, che sarebbe questo pacco qui. Ok, vi faccio rivedere velocemente il contenuto. C'è la bustina con 10 filtri di tisane, quindi come se fosse una confezione intera di tisane, ma tutte quante diverse, biologiche. Poi il sapone che ho fatto io l'ho messo all'interno di questa scatolina di latta, sapone vegetale all'olio extravergine d'oliva e calendula. Poi c'è il detergente, latte viso biologico detergente dei provenzali bio. Della stessa linea, della stessa marca, lo Stick Lab Effetto Gloss. Poi due maschere, la maschera viso defaticante purificante dell'erboristica di Atena, la Argilla Rosa. Poi c'è il bagno doccia alla menta Bottega Verde. Eccolo. La matita Avril, che a me piace tantissimo, ce l'ho pure io identica, Bronze Cuvée. Ok, e poi ci sono dei sample di profumo Bottega Verde. Eccoli. Ok, allora io riporrò e poi vabbè c'è questa scatola che era un po' estiva perché era un giveaway estivo, però è terminato appunto adesso che è autunno. È una scatola comunque bella capiente, carina, secondo me può essere utile. Io ringrazio tutte voi per aver partecipato perché veramente avete partecipato in tantissime. Vi ringrazio appunto per la vostra presenza e per il vostro riscontro continuo, per i vostri consigli, per la vostra anche educazione.
perché comunque siete sempre molto garbate e gentili anche quando mi scrivete appunto dei consigli, se mi date dei consigli o li richiedete, veramente siete sempre molto molto garbate e gentili e questa cosa mi piace. Appunto vi ringrazio tantissimo, io saluto tutte quante voi. Rita, mi raccomando, hai vinto tu, quindi insomma fammi un cenno, scrivimi privatamente il tuo indirizzo in modo che io possa spedire il pacco. E saluto Rita e saluto tutte quante voi, ci vediamo presto, un bacio grande, ciao!